Ciao a tutti, sono Raffaele Turco, ho 22 anni, vivo a Bologna e anch'io sono un tech lover. Praticamente sono qui per raccontarvi una delle storie che ha sconvolto, ha cambiato del tutto la mia vita. È una storia con dei lati negativi, però con un fine più che positivo. Praticamente mi trovavo giù, dove vivo, Vallo della Lucania. Anche se ero salito da poco a Bologna, per un motivo fui richiamato da mio padre per scendere giù di nuovo a Vallo. Quel giorno non dovevo andare a mare, una bella giornata, era il 6 di giugno, però per un motivo o per un altro chiamo uno dei miei amici e gli chiedo: andiamo a mare, dai, portami a mare, fammi tornare abbronzata a Bologna. Quel giorno il mare era in una maniera agitata, forza 4, onde alte 4 metri, da spavento. Facciamo una tuffatina così e poi andiamo a mangiare qualcosa al Lido. Mentre mangiavamo un'insalata così sentiamo: aiuto, 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 qualcuno sta annegando. Non ci penso due volte, forse il mio istinto da bravo ragazzo mi spinge appunto a rubare un salvagente, uno di quei poveri marocchini che si fanno tutta la spiaggia, e buttarmi al mare. Il tempo di fare 20 bracciate ho raggiunto il ragazzo, ok, ce l'ho fatta, ma il tipo che l'aveva soccorso mi dice: non devi salvare quello, devi andare a salvare quello. Quello dove? Quello lì che era dove erano le boe, a 50 metri dalla riva. Ho detto: ora lo devo fare, sono dentro, balliamo. Comincio a nuotare, ma la forza dell'acqua era così forte che mi tirava dentro. In un modo o nell'altro, non lo so, la mia forza, la mia adrenalina che si era scatenata dentro aveva raddoppiato le mie forze e mi aveva portato a raggiungere questo ragazzo, che ripeto, erano dove erano le boe si mettono a 50 metri dalla riva. Devo fare una cosa sola, devo levarmi il salvagente che avevo rubato al mio amico marocchino e glielo devo dare a lui. Quindi, levandomi il salvagente, con un braccio tenevo il salvagente lui, con l'altro cercavo di nuotare. Ma la forza dell'acqua era così potente che ci trascinava dentro senza darmi la possibilità di arrivare verso la riva. Allora pensavo: ora dobbiamo rimanere a galla, una barca, un elicottero, un aereo ci porterà in salvo. Però non mandavo, troppo paura di morire. Allora la mia adrenalina ancora di più mi fa raddoppiare le forze e il ragazzo mi dice: ci tocco. Porca miseria, ci tocchi. Lo prendo un po' alla Mitch Blue Cannon in Baywatch, lo porto sulla riva e lo salvo. Solo che io ero distrutto. Quando mi stendo sulla sabbia, mi stendo sulla spiaggia, l'ambulanza già l'aveva portato. Quel giorno stesso dovevo tornare a Bologna, quindi ho chiesto se quel ragazzo stava bene, volevo rassicurarmi che stesse bene. Però scomparso nel nulla, niente, nessuna famiglia, nessun ospedale, era tornato, era sparito dal nulla come era arrivato dal nulla. Ho cercato nei giorni successivi di contattarlo, ma inutilmente. Però fortunatamente mi è venuta una brillante idea. Metto un annuncio su internet, sul web. Allora, passano i giorni, passano i mesi, passa un anno, ma niente, questo ragazzo, niente. Un giorno, ancora me lo ricordo, era il 15 di novembre, mi arriva un'email con su scritto: grazie per quello che hai fatto, non ti scorderò mai. Vado a vedere a questo ragazzo, Giacomo, che ora senza farla apposta, per il mio gesto e per la sua bontà nel ricordarsi quello che avevo fatto per lui, siamo diventati ottimi amici. Anzi, posso dire che sei il mio migliore amico, Giacomo. E quindi, se non fosse stato per il web, se non fosse stato per tutte le persone che l'hanno creato, io e te in questo momento non eravamo amici, non eravamo così legati e non potevamo raccontare a tutti quelli che ci stanno ascoltando la bellissima avventura che ci ha portato ad essere amici. Grazie ancora e ricordatevi, io sono un Tech Lovers. Ragazzi, io non è che ve lo consiglio di fare a casa, però è bellissimo. Perché non date ogni tanto qualche cazzotto, ma non solo alle persone, ma soprattutto alla monotonia, allo stress, al lavoro, e ricordatevi, un cazzotto abbatte tutti i pregiudizi.